che si mostra, viene affermata perché si mostra. Ma perché diciamo che si mostra? Perché quello suo stesso mostrarsi si mostra. Cioè il suo mostrarsi è qualcosa che appare insieme alla cosa che si mostra. Per cui la percezione è appunto un percepire se stessi che si percepisce, finché si percepisce. Quindi è un sentirsi. Per cui, dicendo estetica, noi diciamo ciò che ha a che fare con i nostri sensi e il nostro sentirci, finché con i nostri sensi sentiamo le cose che appunto con cui abbiamo a che fare. Sì, che l'estetica è il riferimento delle cose a un soggetto che sente. Per cui ciò che è rilevante qui, nel termine estetica, e nel termine bello in quanto esperienza estetica, è il soggetto. Cioè il fatto che le cose siano riferite a un soggetto. Solo stando a queste poche e misere considerazioni si vede che l'uomo acquista qui una considerazione centrale. L'uomo in quanto soggetto acquista qui una centralità che nello schema tradizionale non ha. Il che peraltro ci permette di comprendere perché le lettere siano sull'uomo, che vi dicevo è un argomento inconsueto per la tradizione filosofico-culturale occidentale e che è invece un elemento caratteristico dell'epoca moderna. Perché nell'epoca moderna lo schema tradizionale viene rovesciato, viene ribaltato. E in cosa consiste questo rovesciamento o ribaltamento? Questo rovesciamento e ribaltamento consiste in questo: che io posso percorrere questo itinerario in mentis in termini, quindi posso, come dire, portarmi verso Dio, essere educato verso Dio, solo se originariamente io sono aperto a Dio. Cioè, solo se il contenuto di questo itinerario è qualcosa di soggettivo, di mio, non qualcosa che trascende la mia esperienza. Se la verità, se posso comprendere la verità, allora la verità ha a che fare con me. Agostino dice che veritas in habitat in interior, nell'interiorità. Il rovesciamento in cui consiste la prospettiva moderna rispetto alla prospettiva tradizionale è questo. La prospettiva tradizionale dice l'uomo e la sua esperienza sono da ultimo indirizzati verso ciò che trascende la sua esperienza. Se non che io, che sono il soggetto che deve essere così indirizzato, posso andare verso quel, posso compiere quell'itinerario se quell'itinerario mi appartiene, se è mio, cioè se appartiene alla mia apertura di senso. Sì, che non vi è qualcosa che trascende quell'apertura, ma è tutto ciò con cui ho a che fare è un mio pensato. Questo è quello che dice Cartesio, per esempio. Tutte le cose
cui ho a che fare sono miei pensati. Io non esco dalla mia soggettività. Ma qualsiasi contenuto è un contenuto pensato. Cartesio dice appunto che le cose sono nobis finit, cioè tutte le cose che sono in noi e che in noi finit, che in noi accadono, e delle quali in nobis coscientia est, e delle quali in noi c'è coscienza. Per cui niente che trascenda l'esperienza soggettiva del soggetto può essere comprensibile al soggetto. Il che rende l'esperienza soggettiva del soggetto qualcosa di imprescindibile rispetto a qualsiasi contenuto che si intenda appunto mostrare. È questo il tratto, come dire, costitutivo del rovesciamento che il moderno opera nei confronti della tradizione. Il soggetto, ripeto, può percorrere questo itinerario in mente sin deve solo se è aperto a Dio, cioè solo se questo itinerario è soggettivo, è del soggetto. Sì, che è il soggetto il centro di questo percorso, quindi è l'uomo il centro di questo percorso. È l'uomo e la sua esperienza il vero motore dello sviluppo, il quale dunque non è uno sviluppo che sia esterno rispetto all'uomo, rispetto a uno sviluppo relativamente al quale l'uomo possa essere passivo, possa essere dall'esterno condotto, ma è uno sviluppo essenzialmente soggettivo. Cioè essenzialmente umano. Per cui il rapporto ne viene che se la se io sono il motore dello sviluppo, se io sono la verità, se l'interiore homine habitat veritas, come dice Agostino, se io sono il centro della verità, se in me risiede il principio delle cose, allora il problema del rapporto tra il principio e le cose, principio di cui Aristotele parla quando parla del nous e le cose, diventa il problema del rapporto tra l'uomo e le cose con cui fa esperienza, cioè i suoi oggetti, diventa il problema del rapporto tra il soggetto e l'oggetto. E quindi quell'oggetto che appartiene all'esperienza dell'uomo, che è l'oggetto sensibile, l'oggetto materiale. Se cioè nella tradizione la manifestazione dell'eterno, scusate, del principio è il cosmos, nel moderno la manifestazione del principio è l'esperienza del soggetto in cui il principio risiede. Non c'è qualcosa, io non devo trascendere la mia esperienza, è il principio che è in me che deve darsi nella mia esperienza.
qui proprio vengono ribaltati i termini della questione. Non c'è qualcosa verso cui devo salire, perché io sono già in alto, in me risiede la verità e la verità si manifesta nell'esperienza con cui io ho a che fare. Che carattere ha questa esperienza? È un'esperienza sensibile. Per cui se bello nella tradizione è il cosmo, qui nella modernità bello diventa ciò che ha a che fare con i miei sensi. Cioè bello diventa qualcosa di estetico. Tanto più viene chiaro che io sono il centro in cui risiede il principio della realtà, e se non fosse così io non potrei mai attingere quel principio. Perché se non fosse mio, io non potrei mai attingere, sarei ad origine separato da esso. Tanto più viene in evidenza questo, tanto più si modifica dunque il senso di ciò che dal principio discende, che non può più essere un ordinamento sovrasensibile, ma che sarà un ordinamento sensibile, cioè l'ordinamento con cui appunto ha a che fare il soggetto che agisce. Per cui la bellezza qui non è più la bellezza del cosmos, ma è la bellezza come espressione del soggetto, espressione del soggetto nel sensibile, nella cosa con cui il soggetto ha a che fare. Quindi qualcosa come bello estetico non può darsi nella tradizione, nello schema tradizionale, ma accade nel moderno. Ed è questo accadimento che rende ragione di quello che vi ho fatto vedere prima, e cioè della lepre di Dürer. Perché qualcosa come questa lepre può essere bella, non può essere bella solo all'interno di questo rovesciamento.